assaggi novità 2024, perché sì, cari Merite Sugar, dopo la serie dei gelati novità 2024, che per l'appunto la trovate qui sul mio canale YouTube, una nuvola di zucchero nella sezione video, oggi andiamo ad assaggiare un'altra novità, Samontana, torta gelato, principessa, panna, meringhe e lampone. No, vabbè raga, a parte che è proprio bella, ecco, l'ho acquistata al Carrefour per un costo di 6,29 euro, il tutto pesa 450 grammi. Voi vedete già qui la tortina nella sua apposita confezioncina di plastica, perché prima di registrare il video io sono andata a registrare anche lo short, che lo trovate sempre qui sul mio canale YouTube nella sezione short, quindi andatelo a sfondare di like. Ma ora banda le ciance, ciancia le bande, mettiamoci all'opera e andiamo ad assaggiare la nostra torta princess. No vabbè raga, ma la bellezza di questa torta, ovviamente vi faccio vedere il tutto da più vicino, poi tutta questa spumosità, non vedo l'ora di mangiarla e di assaggiarla, ecco. Voi raga dovete capire che praticamente oggi io sto registrando in serie tutti i video gelati più la torta princess, cioè questa è veramente oggi super colazione, perché poi ovviamente voi i video li vedete sezionati nelle varie settimane, no, del calendario youtuberiano, però io sto facendo praticamente tutta una staffetta di video. Ma ora andiamo ad assaggiare la nostra torta, che poi per estrarla dalla confezioncina di plastica mi devo attenere alle istruzioni che ci sono scritte dietro sulla scatola. Adoperiamoci! Raga, andiamo a tagliare la torta e vediamo un po' com'è il tutto. Però, cioè, già l'esterno è già veramente un tripudio di felicità. Tagliamo il tutto. Ho assaggiato la fetta di torta e come vi dicevo per l'appunto poco fa, allora la torta è consigliabile proprio tirarla fuori dal freezer un pochino prima, solo che nel tirare fuori prima la torta si ammorbidisce troppo il gelato e l'interno del lampone rimane proprio più congelato, perché quando sono andata a dare la forchettata proprio si sentiva il croc, il crack del congelato, ecco. Però di per sé la torta è molto buona, molto buono il gelato, all'interno si sentono le meringhette, molto buono anche i ciuffi di panna che ci sono qua sopra e anche il ripieno è buono. L'unica pecca è che forse avrebbero dovuto tenerla un pochino più morbido, ecco, però tutto nell'insieme la promuoviamo. Fatemi sapere qui sotto in un commento se anche a voi piacciono i lamponi e le meringhe. Qui sotto nell'info box vi lascio anche il link diretto per seguirmi su Instagram, e se questo video vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su, commentate, condividete, iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella per non perdervi i prossimi video. Buon inizio d'estate a tutti, un bacio!